Grazie a tutti, grazie all'assessore Fernanda Cecchini che effettivamente devo dire presente nei nostri eventi al 99%. E l'uno? L'uno città di Castello. Non è la mia delega. Vedi? Non è la mia funzione. Presente la nostra, un'amica, devo dire un'amica perché è territorio nostro, la presidente del Consiglio regionale Forzi Donatella, ringrazio veramente, presente il mio presidente, Vicente Bengaroni, Camera Commercio regionale, il sindaco di Assisi, una di Bastia, Assisi scusa, non voglio, però siamo Assisi qui, no? È un auspicio, però il sindaco di Bastia, Anzini di Stefano, in altro presidente mio di qui alla Umbria Fiere, sono le quattro presidenti, gliela faccio veramente. Bogliari Lazzaro, saluto tutti il vice sindaco di Assisi, vado. Ah, buongiorno, Assisi l'ho detto, perché mi sembrava averlo visto, il vice sindaco d'Assisi, l'assessore al commercio che non avevo più sparita, Roscini di Bastia, dove sta? Roscini, ma anche la nostra dove sta? Frank? E la Lungarotti, tre assessori più un sindaco, potevo fare una giunta. Allora, buongiorno a tutti, Expo Casa, 32esima edizione, Expo Casa 32esima edizione, 36esima edizione, è aumentato tutto, dice il presidente, 36esima edizione, non vi dico tante cose, la dovete solo vedere, però devo fare qualche ringraziamento molto importante perché le sinergie vanno dove sta per l'attività? No, è sempre così, è normale. Paolo, dove stai? Vieni qua per favore vicino a me, che mi abbandoni? E se mi abbandoni sono finito. Vieni qua. Dove stai? Eccolo Paolo. Ah, sono contento. Allora, vedi, questa è una bella copia. Allora, Expo Casa, vi dico solo una cosa, abbiamo aumentato i metri di esposizione, sono diventati 24.000 metri quadrati, ci abbiamo quasi 500 espositori, il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto quest'anno, l'anno scorso era un bello obiettivo, quest'anno proprio abbiamo raggiunto l'obiettivo che questo evento, questa mostra è diventata veramente nazionale, cari signori, caro Presidente Mengaroni, è nazionale, perché ci abbiamo espositori da molte regioni, anche quelle più lontano vicino a noi, non solo quelle che ci stanno vicino attaccate, ma anche più lontano. Ma soddisfazione della soddisfazione, devo dire una cosa, in contemporanea, ma non voglio fare polemica, non mi credo, però voglio dire una cosa perché è una piccola soddisfazione, che siamo riusciti a aggiungere anche questo, che ci abbiamo anche qualche espositore, non molti, qualche espositore che ha rinunciato, caro Presidente, alla Expo di Torino per venire a Bastia Umbra. Questo significa che qualche cosa abbiamo fatto e questa qualche cosa l'abbiamo fatta insieme a questo signore che ho qui alla mia destra, che è il direttore dell'Accademia Belle Arti, che ringrazio l'Accademia e il direttore, perché abbiamo fatto queste cose, diciamo, un po' più diverse da quello che è normale. L'abbiamo fatto insieme a Belarti, ma l'ho fatto anche insieme a quel ragazzo lì alto, lì che vieni qua per favore un secondo, che è Franco Giacometti, anche lui ha partecipato a questo rinnovamento di Expo Casa e che abbiamo raggiunto questi risultati. Vi dico una cosa, visto che c'è il sindaco di Bastia, un bel pezzo importante del Consiglio regionale, devo dire grazie a Lazzaro Bogliari perché effettivamente Expo Casa comincia, e un refiere, cioè comincia a stare stretto. E siccome Lazzaro ha visto, dice, questo è rimasto stretto, mi ha aiutato e mi ha montato anche, e ringrazio immensamente Lazzaro per la collaborazione, oramai è la sinergia, che ci hai montato una terza struttura dove ci può mettere altri 25 espositori. Grazie, anche questo è importante per tutta la riuscita della manifestazione. Le novità non ve le dico perché le dovete vedere, perché se ve le dico non gliela posso nemmeno spiegare. Stamattina mi ha fatto una lettera a Paolo Belati
ho capito solo due cose di tutta questa lettera, quindi allora allora dico le novità non ve le dico perché dovete vedere la mostra.